Un lavoro corporeo che trovo particolarmente utile in molti momenti, è quello che ti mostro tra poco, e che ha la funzione da una parte di aumentare il nostro livello di energia, di focalizzazione, che poi possiamo applicare per affrontare una attività che per noi è importante, lavorativa o anche non lavorativa. E dall'altra parte, contemporaneamente, va a lavorare sul nostro livello di apertura. Ricordiamoci che nell'IBP il caricamento e quindi l'aumento del livello energetico va sempre fatto insieme all'apertura. Non sono cose che teniamo separate, perché un aumento di energia in un corpo che è chiuso tende a essere percepito come un problema, come un'ansia, come qualcosa di spiacevole e non utile, come un'attivazione, diciamo, del sistema simpatico, ma nell'ottica dell'attacco-fuga, quindi non in uno stato di risorsa. Allora, l'esercizio è questo: noi abbiamo come strumento di BP una fascia elastica che utilizziamo per diversi motivi, ma se non ce l'hai in questo momento puoi tranquillamente utilizzare per questo esercizio una cintura. Prendo la fascia, la porto nel punto più basso possibile e quando inspiro, portando l'aria nel petto, sollevo le braccia estendendole il più possibile, portando la fascia anche oltre la verticale. In questo modo apro per bene anche le spalle e il petto. E poi naturalmente nell'espirazione riporto giù le braccia. Devo proprio sentire un'apertura, uno stretching di tutto il corpo. Facciamolo insieme, via. Probabilmente avrai notato che nel momento in cui ho spostato la fascia verso l'alto e verso il basso, l'ho seguita anche con gli occhi. Il tema è che seguire con gli occhi senza mai perdere di vista la fascia mi aiuta a tenere lo stato di presenza e se mantengo la testa ferma riesco anche con questo esercizio ad andare a sciogliere le eventuali tensioni muscolari della fascia oculare. Quindi con un solo esercizio riesco ad ottenere diversi effetti. Facciamolo di nuovo insieme e questa volta nei prossimi 5 respiri aggiungi anche questa attenzione alla fascia oculare. Via. Il petto è sempre morbido comunque. Come al solito, ti fermi, respiri col naso portando l'aria nella pancia e ascolti le sensazioni del corpo e senti qual è il tuo livello di apertura e di caricamento, quindi il tuo livello energetico e la qualità di questa energia che hai raggiunto. E se pensi di avere bisogno di un livello ulteriore, chiaramente puoi fare altri 3 respiri, altri 5 respiri, altri 10 respiri. Ci sono dei momenti in cui ci possono servire 40 respiri per uscire magari da una buca emozionale nella quale siamo finiti. Ma il benessere è sempre a qualche respiro di distanza.